Ciao ragazzi, questa settimana sono andato in Bulgaria per promuovere il mio romanzo Confessioni di uno psicopatico, che in italiano potete scaricare gratuitamente. Poi ho fatto un salto in Polonia per delle faccende private e, rientrato in Italia domenica, ho trovato in edicola il settimanale Robinson. Purtroppo, oltre al settimanale e ovviamente al giornale, si è obbligati ad acquistare l'Espresso. Si parla di Wisława Szymborska, quindi la prima pagina mi attrae, ma il mio giudizio non conta, io sono di parte perché italo-polacco. Un'altra cosa che mi affascina è il fatto l'inedito Wagner, coltelli e panini di Haruki Murakami. E nonostante sia nella sezione critiche, spero che sia un racconto. Le pagine 2 e 3 le trovo abbastanza inutili. I 3-4 eventi che propongono a Roma, vabbè, li posso andare a vedere o parteciparvi, ma quelli a Milano oppure addirittura a Londra e Parigi, che me ne faccio? In Storie, Mario Calabresi introduce la scrittrice premio Nobel Toni Morrison e afferma che la vittoria di Trump è quella degli uomini dimenticati d'America. Inoltre propone le fotografie di Robert Frank, che a quanto pare quest'uomo, scattandole 60 anni fa, riesce ancora a rappresentare l'America odierna. A seguire, Toni Morrison dice che i bianchi hanno votato Trump per paura dei neri e sinceramente non so quanto sia sensato questo discorso, dato che in America vota pochissima gente. E poi il fatto che si parli ancora di politica in un giornale che dovrebbe essere dedicato alla cultura, beh, non me lo fa apprezzare più di tanto. Un articolo di Alessandro Baricco che parla di una mappa disegnata sulla pelle di un vitello durante il Medioevo. E questo articolo l'ho trovato molto interessante perché sono sempre stato affascinato dalle mappe. E quando viaggio non posso fare a meno di osservarle, via dopo via. Poi si parla della creatività nel disegnare zerbini e l'ho saltato, forse lo leggerò in un momento di noia. L'articolo Scienziato fa il miracolo inizia molto bene, parla di una 14enne che, essendo malata terminale, vorrebbe farsi ibernare. Io non ci credo molto, ma spero per lei che funzioni. E solo che il giornalista poi si perde, almeno per me, parlando di religione quando poteva tranquillamente continuare a parlare di scienza. Poi si parla di un computer che a quanto pare, paragonando i testi di Shakespeare e Marlowe, abbia detto che sono stati scritti dallo stesso autore. Cosa che forse è possibile, ma personalmente non ci credo. E ringrazio la giornalista Nadia Fusini per aver elencato i suoi dubbi e adesso sarò in grado di sostenere la mia teoria. Infine si passa alla prima pagina con Wisława Szymborska. Ci sono due articoli sulla Szymborska, uno di Saviano e uno di un giornalista, Włodek Goldkorn. Nome che sembra polacco e cognome che sembra tedesco oppure nordico comunque. Saviano inizia l'articolo con una frase molto interessante. La fortuna dei poeti nell'era digitale non è più legata alla loro opera, nemmeno a una loro poesia. È legata a un verso, uno solo. Il verso può trasformarsi, a volte, persino in aforisma, diventando un ente a sé stante, scollegato dal corpo dove è nato. Con ciò credo intenda il fatto che nell'era digitale moltissimi condividono delle frasi sui social e le riprendono di continuo e ne fanno delle citazioni che diventano di uso comune. Sempre Saviano afferma che forse il successo di questa poetessa polacca è dovuto alla sua facile traducibilità e anche al fatto che la lingua che parla è universale. Tutto quello che racconta attraverso le sue poesie sono situazioni, momenti, sentimenti che probabilmente abbiamo provato tutti quanti. Dice che addirittura molti hanno la sensazione che quel verso, in alcune fasi della vita, potrebbero averlo addirittura già pronunciato. Ciò è stupendo. Invece l'altro giornalista racconta del fatto che è uscito un nuovo libro della Szymborska in Polonia,
Si chiama Meglio di tutti sta il tuo gatto. Sono delle lettere, delle cartoline che l'Aschenbrock ha scambiato con il suo compagno Corner Filipovic, anche lui scrittore. E praticamente l'Aschenbrock è gelosa del suo gatto perché il gatto è sempre accanto a lui e non c'è distanza, ma solo affettuosa contiguità. Sono curioso di questo libro. Io una volta ho trovato delle lettere che si sono scambiate i miei genitori, mio padre le mandava dall'Italia e lei le mandava dalla Polonia, e non ce l'ho fatta a leggerle, erano troppo intime. Non sono un amante della critica, a meno che non sia costruttiva, forse ci darò un'occhiata più tardi, forse l'ho saltata anche perché l'argomento non è che mi prende più di tanto in questo periodo. E per fortuna sì, quello di Murakami è un racconto ed è tratto dalla raccolta Gli assalti alle panettiere che uscirà il 29 novembre, quindi domani, credo. Poi c'è un'intervista doppia a Licia Troisi e Terry Brooks. Si parla di Carrie Smith e il suo bestseller semplice che dà modo. Vabbè. No, no. È stata brava lei con quest'idea. Si parla della mostra di Van Gogh senza quadri. Ho scoperto che a Roma vorrei andare a visitarla, ma una volta visto il prezzo, 15 euro. Non so, forse preferisco spendere gli stessi soldi per un libro. Presto leggerò La vita romanzata di Van Gogh, scritta da Irving Stone. Mi dicono di consigliarvelo a più pari. Infine si parla di spettacoli teatrali, del fatto che i nuovi comici di oggi sono su YouTube e che YouTube praticamente ha riesumato un genere, sarebbe quello degli sketch brevi, interessanti, che possono essere capiti da tutti. Come in ogni settimanale che parla di libri, ci deve essere la classifica. Io non ho a vendere, quindi ci saranno sempre. Specialmente nell'era digitale, attraverso internet trovi un libro soltanto se sta in classifica. Credo di avervi detto tutto. Penso che acquisterò il secondo inserto per vedere che direzione prenderanno. Spero che in futuro magari lo creino in digitale se non è già disponibile. Magari 50 centesimi, solo l'inserto. Fateci questo favore. Bene, vi auguro buone letture e ci vediamo la prossima settimana.